Castelfidardo e L'Aquila si presentano alla 24esima giornata da imbattute del girone di ritorno, con entrambe che hanno perso l'ultima partita prima della sosta natalizia. Campo appesantito dalla pioggia scesa in maniera copiosa prima della gara, che aveva fatto temere il rischio rinvio. Si fa vedere subito L'Aquila al settimo minuto. Boldrini calcia una punizione dai 30 metri, ma il suo tiro si spegne di poco a lato dalla porta difesa da Selvaggio. Al primo affondo la squadra di casa si porta in vantaggio, ottavo minuto. Fa tutto il numero 10 calabrese, che vince un rimpallo al limite dell'area e con il destro batte Farroni in uscita. Castelfidardo scatenato al 22esimo, punizione dalla destra, il colpo di testa di Terrenzio, ma la palla si stampa sulla traversa. Ancora Castelfidardo, un minuto più tardi con Mantini, che dalla sinistra ci prova con un gran tiro a giro, ma la palla si perde alta sopra la trasversale. Con L'Aquila incapace di reagire, al minuto 30 il Castelfidardo spreca ancora l'occasione del raddoppio con Calabrese, ma il tiro è facile preda di Farroni. Visibilmente preoccupato, Battistini corre ai ripari e sostituisce Ibe con Ranelli per dare più peso al centrocampo rossoblu. Al 32esimo si fa vedere L'Aquila ed è miracoloso il salvataggio di Bordi su tiro a botta sicura di Boldrini, con il tiro del numero 10 abruzzese che sarebbe finito in fondo al sacco. Autentico assedio del Castelfidardo, che va vicino al raddoppio anche al minuto 36 con Pedalino, che protegge palla e calcia di destro, con il suo tiro che sfiora solo il palo alla destra di Farroni. Ripresa con il mister rossoblu Battistini che butta nella mischia De Julis per dare peso al reparto avanzato, ma i risultati non sono quelli sperati. Al 17esimo piove sul bagnato per la squadra abruzzese. Su ripartenza della squadra di casa, il numero 3 Sieno trattiene per la maglia borgese, si becca il secondo giallo e lascia i suoi in 10. Al minuto 28 Trillini raccoglie un traversone di Massi. Anticipa con un buon movimento il diretto avversario, ma in scivolata il suo tiro si perde sull'esterno della rete. Al 39esimo la prima sortita offensiva della ripresa dell'Aquila. Cross che attraversa tutta l'area di rigore con la palla raccolta dal numero 6 Pupeschi, ma il suo tiro viene respinto in calcio d'angolo da un difensore. Dopo 2 minuti di recupero, paletta di Lodi decreta la fine della partita, con il Castelfidardo che raggiunge quota 41 e la conseguente matematica salvezza. L'Aquila perde la sua prima gara del girone di ritorno e domenica derby con il Francavilla. Un po' di amarezza a fine gara per i tifosi giunti dal capoluogo abruzzese, che hanno accennato una timida protesta per il mancato saluto dei giocatori a fine gara. Mister, avete sofferto più il campo o la grinta di una squadra che ha iniziato la partita a tutta? Entrambe le cose, anche se poi oggettivamente la prima occasione l'abbiamo avuta noi, ci siamo forse cullati su quel fatto che il tiro di Boldrini poteva essere quello, ma bisogna riconoscere i meriti di un Castelfidardo che è sceso in campo molto determinato. Sicuramente per il tipo di qualità tecniche il risultato meno penalizzato di noi per quanto riguarda il gioco, soprattutto in mezzo al campo, dove ho visto un ottimo Borgese, ma anche complessivamente una bella prestazione della squadra. Quindi alla fine non abbiamo molto da recriminare, perché siamo riusciti a creare poco, se non un'altra occasione con Boldrini nel primo tempo. Poi dopo abbiamo cercato, l'espulsione ovviamente ci ha tirato le gambe, ma la colpa era nostra, e quindi poco da dire. Complimenti a Castelfidardo, una bella prestazione e niente, per una volta dobbiamo fare il nostro mea culpa, prepararci meglio per la partita con il Francavilla e continuare a giocarci le nostre carte. Il cambio libero, stiamo soffrendo troppo l'aggressività del Castelfidardo, non potevo permettermi un'altra punta, mi spiace per Iber perché essere cambiati dopo mezz'ora non è sicuramente una cosa piacevole, però ho dovuto fare quello, anche perché se non riusciamo soprattutto in certi momenti con gli avanti a mantenere il pallone, loro avevano qualità e velocità e ci stanno mettendo in difficoltà dietro, quindi dovevo scegliere una persona, non è che ho bocciato Ibe, ho bocciato nessuno, è stata una questione di esigenza tattica. Sinceramente devo essere proprio sincero, quando ho visto il campo ho pensato che forse avrei dovuto farla prima della partita della sostituzione, sono stato tardivo e così è andata. Faccio i complimenti, ti ripeto, a Castelfidardo, però invito i miei a non mollare, perché ci sta una partita non positiva, ma c'è anche tanta voglia di riprendere. La strada è lunga, ci sono 30 punti ancora, noi vogliamo. Certo, oggi Castelfidardo ha fatto vedere che può ambire legittimamente ai playoff. Voglio approfittare di queste legami per ringraziare i tifosi che sono venuti a vederci oggi. Il disguido che c'è stato a fine partita riguarda il fatto che alcuni ragazzi, fra cui Pupeschi, vanno la febbre e sono ahí dentro subito, non sono venuti a salutare, ma questo non è un indice di poco rispetto per chi è venuto, anzi li ringraziamo. Certo un po' di delusione, perché siamo abituati a fare partite dove proponiamo molte palle gol, oggi non ci è riuscito e questo un po' ci dispiace. Siamo partiti veramente bene la prima mezz'ora, credo abbiamo fatto molto bene, forse c'era anche un gol in più contro una grossissima squadra. Che devo dire ancora, mi stanno veramente dando delle soddisfazioni incredibili, sono straordinari, ragazzi straordinari. Anche oggi sono riusciti a giocare su un campo veramente al limite, quindi devo fargli un applauso grandissimo. Ho detto che noi siamo una squadra tecnica,
quando troviamo un campo dove si può giocare andiamo in difficoltà. Oggi, nonostante tutto, abbiamo dimostrato di giocare a calcio, saper giocare a calcio. Questa è la cosa più importante, visto che ci alleniamo sempre, ci proviamo sempre a giocare, poi ci sono delle partite che ci si riesce, altre meno, e quindi sono molto contento.